Buongiorno a tutti, noi siamo il clan Mir del gruppo Scout San Marino 1-2. E perché siamo qui? Beh, perché abbiamo preso una decisione per il nostro capitolo. Cos'è un capitolo? Probabilmente la maggior parte di voi non lo saprà, ma non stiamo qui a spiegarvelo, perché non è il nostro obiettivo di oggi, magari lo faremo un'altra volta. Dicevamo, abbiamo preso una decisione per il nostro capitolo, ovvero quella di affrontare un tema che a San Marino viene nella maggior parte dei casi ignorato o comunque trattato con sufficienza, nonostante sia presente e veramente molto vicino a noi. Stiamo parlando della povertà a San Marino, la quale noi, in quanto fortunati, quasi non ce ne accorgiamo, ma questa è addirittura in crescita. Per affrontare al meglio il problema abbiamo deciso in primo luogo di chiedere aiuto alle organizzazioni SUMS e Caritas per informarci e in secondo luogo di rispondere a una domanda che ci ponevamo. La popolazione sammarinese è al corrente di questo problema? E secondo, se ne è al corrente, quanto ne è informata riguardo? Per te esistono famiglie sotto la soglia minima di povertà a San Marino? Abbiamo intervistato delle persone e il 10% ci hanno detto che secondo loro non esistono famiglie in povertà. E dai dati raccolti dalla SUMS, nel 2017 c'erano 244 famiglie che chiedevano aiuto. Nel 2018 sono aumentate del 3% e sono diventate 450 e con la venuta del Covid stanno aumentando. Sai se e come lo Stato aiuta questi cittadini? Il 50% delle persone che hanno partecipato al sondaggio ci hanno risposto dicendo che non conoscono aiuti rivolti a queste persone. Una piccola parte pensa che solo la Caritas fornisce aiuti ai più poveri. In realtà lo Stato aiuta queste persone attraverso un fondo sussidio Covid che sta aiutando per il momento una ventina di famiglie che sono nelle condizioni più povere, insomma, ma la maggior parte delle persone chiedono aiuto a Caritas e SUMS. Conosci famiglie in difficoltà a San Marino? Il 23% delle persone che abbiamo intervistato ci hanno risposto che conoscono persone in difficoltà. E non esistono casi di povertà assoluta o almeno sono pochissimi. Però ci sono famiglie che vivono una povertà relativa, nel senso che si indebitano per pagare le bollette, quindi fanno fatica ad arrivare a fine mese. E inoltre questa condizione di povertà assoluta non esiste grazie anche al fatto che SUMS, lo Stato e anche Caritas dà dei sussidi. Sai se queste famiglie chiedono aiuto ad associazioni? Più della metà delle famiglie del sondaggio chiedono aiuto alle associazioni e dopo l'evento del Covid sempre più persone e famiglie hanno chiesto aiuti a SUMS e Caritas. E la SUMS riesce a dare aiuti a tutte le persone che chiedono, appunto, che domandano aiuto e poche sono le domande respinte. E invece la Caritas al momento sta aiutando circa 70 nuclei familiari e quindi all'incirca sono 170 persone. E a queste riesce a fornire aiuti di tipo materiale come il pagamento di bollette, di utenze, di bolli, eccetera. È difficile invece aiutarli sotto un punto di vista più psicologico, quindi per problematiche legate a depressioni e problemi di questo tipo. E per questa cosa qua invece è stato da poco creato un aiuto apposito. Quali associazioni fini a sostenere queste famiglie conosci? Allora, il 15% delle persone che ci hanno risposto al sondaggio non conoscono associazioni, mentre ci sono SUMS e Caritas che svolgono con continuità le loro funzioni nel territorio. Dal 2014 SUMS ha creato un fondo di solidarietà per aiutare chi ne ha bisogno, ecco. E ci sono anche altre associazioni come Carità Senza Confini e anche USTA Le Unitalsi. In conclusione possiamo dire che la povertà a San Marino è un argomento non molto trattato, tantomeno reperirne le informazioni è stato semplice. Abbiamo anche cercato di capire come effettivamente le famiglie coinvolte in questa problematica vengano aiutate e sostenute dagli enti responsabili. Infine possiamo concludere che il nostro obiettivo era quello
appunto di stimolare il vostro interesse anche e oltre a questo diffondere le informazioni che abbiamo trovato nella maniera più chiara e autorevole possibile, e vi stimoliamo ulteriormente ad approfondire la povertà a San Marino come tematica, nonostante non venga molto trattata, anche se in Repubblica è sempre presente.